Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi voglio parlare di Podomatic. Lo scopo è quello di realizzare una web radio in didattica in presenza o a distanza. Quindi vediamo Podomatic come una radio online a scuola. Cosa significa costruire una web radio? Significa creare un proprio canale in onda, caricare o creare registrazioni audio nell'applicazione, aggiungere grafica per identificare il proprio canale, pubblicare e condividere. Cosa permette di fare una web radio? Realizzare narrazioni e storytelling su un topic didattico o di cronaca, tenere memoria, quindi realizzare un portfolio di eventi, partecipare con il proprio contributo a fatti sociali, creare interviste, predisporre lezioni, preparare avvisi e tutorial, inviare feedback e molto altro. Le competenze che si possono raggiungere facendo una web radio sono digitali, di cittadinanza, di media literacy, di collaborazione e linguistiche espressive. In particolare, una web radio permette di gestire le informazioni, progettare, avere focus su problemi rilevanti, acquisire abilità comunicativa, sviluppare interessi, governare le emozioni, sviluppare la creatività e includere. Cosa produce una web radio per il soggetto? Autoconsapevolezza, self-management, autostima, need for competence, intraprendenza, presa di decisione. Vi presento l'applicazione nella versione free. Ricordate che nella versione free, oggi come oggi, non è possibile creare le proprie pagine personalizzate. Una volta che vi siete comunque collegati al sito podomatic.com, dovete prendere un account oppure fare il login. Io vado a fare il login perché sono già registrata. Ecco, questa è l'interfaccia. La funzione fondamentale è quella innanzitutto di settare il vostro profilo. Potete in manage andare in setting oppure andare dal vostro account e cliccare su profile e account setting. Andiamo dal profilo, ecco, e vedete che vi dà il vostro podcast. Nel profilo, poi andiamo in setting e qui vi chiede di scegliere una località per la community, non ce n'è nessuna che sia particolarmente soddisfacente, quindi lascio vuoto le mail. Avete la possibilità di cambiare la password, di collegarvi al vostro account Facebook, io l'ho fatto perché i vostri utenti siano avvisati dei nuovi upload che avete fatto e poi andate dopo il profile setting, sì, podcast setting e qui avete il title del vostro podcast. Qui mettete un sottotitolo, poi potete scegliere una copertina, una cover art dal vostro computer, date una descrizione del vostro podcast, scegliete una categoria e soprattutto interessante,
mettere dei tag che identifichino e rendano possibile la ricerca del vostro podcast inserendo delle parole chiave separate da spazio. Mettere il language, la vostra lingua e fare save. Ora, per andare brevemente, andiamo a vedere come postare quindi il proprio podcast. Quindi andiamo innanzitutto a vedere il mio podcast. In My Podcast vado in View e qui vedete il podcast con tutti gli episodi che ho già uploadato. Okay. E poi adesso andiamo a creare con Create un nuovo quindi episodio del mio podcast. Per creare un nuovo episodio o seleziono un file oppure trascino un file qui in questa finestra e oppure posso selezionare un file dalla library. Pratico la prima opzione quindi trascinare il file da una mia cartella e trascino il file motivazione qui. Faccio start upload qui metto intanto un title la motivazione questa lezione di psicologia nella description. Okay. Poi scelgo un file per mettere un'immagine dal mio computer. Scelgo l'immagine, questa, apri, upload. Immagine molto grande, quindi faccio crop, la rimpicciolisco, ecco, e adesso devo scegliere un livello di qualità, mi permette solo il TOC, che ha una qualità un po' più bassa tanto dell'original che unicamente sia con il Pro e del Music, che è una qualità più alta. Vado in ho messo tutto, quindi vado a Publish this episode. E qui non faccio in questa finestra mi dice di andare a Pro, io faccio No thanks, just publish. E quindi mi dice che ho pubblicato con successo il mio podcast. Vado ora in My Podcast View e vedete che è stato il nuovo episodio proprio è stato uploadato e lo posso anche sentire. Principali teorie della motivazione. Adesso lo interrompo perché volevo farvi vedere che innanzitutto è possibile che chi lo sente lo segua con una follow e è possibile scaricare questo file, chi appunto lo segue, è possibile share episode o share podcast, quindi per condividere
vedete che mi dà il link alla pagina, oppure la possibilità di embeddare nei siti questo podcast. Quindi ho due possibilità. Volevo anche dirvi che per quanto riguarda la creazione del podcast è anche possibile registrare internamente all'applicazione il vostro podcast andando in My Media Library e a Record Audio. Con questo tasto quindi vi connette con Let's Do This, vi permette di registrare il vostro nuovo episodio anche dall'interno senza doverlo uploadare dal vostro computer. Una volta che voi l'avete poi registrato e pubblicato, il vostro episodio comparirà nella Media Library e quindi lo potete aggiungere alla vostra creazione di episodi di podcast. Questo è tutto per quanto riguarda l'applicazione free che offre alcune opportunità, la più importante delle quali è quella di creare degli episodi e di condividerlo. Vedete questa, quindi è l'interfaccia della mia applicazione e anche da qui io posso con share condividere il podcast con il link, copiando il link, condividerlo sui social o embeddare nei siti il mio podcast. Arrivederci.